Il potere in te di Vital Frosi, 23 marzo 2022, traduzione Marina. Amati. L'esperienza dell'anima incarnata in un pianeta di terza dimensione, dove il velo dell'oblio riduce la sua coscienza ad un minuscolo 1-2%, significa che in realtà poco o nulla può essere conosciuto oltre i limiti dell'atmosfera planetaria. Possedendo un corpo materiale, gli occhi fisici e la comprensione sono limitati a ciò che è considerato materia. A questo si aggiunge l'interesse dei pochi che nel corso dei millenni hanno potuto portare la conoscenza e offrirla alla collettività, usandola per i propri interessi, perché è molto più facile controllare una collettività alienata. La mente umana, rinchiusa in una coscienza limitata dall'oblio, ha sempre avuto difficoltà a comprendere ciò che è al di fuori delle sue percezioni. Poiché la Terra è un pianeta alla periferia della galassia, il cui asse magnetico è inclinato rispetto all'incidenza della luce che emana dal suo sole centrale galattico, tutto ha favorito l'addormentamento di tali coscienze. In questo modo, l'umanità terrestre divenne una facile preda della dominazione degli Arconti, che arrivò qui 350.000 anni fa. Provenienti dal sistema di Orione, queste razze aliene all'inizio erano interessate solo alle risorse naturali della Terra. Tuttavia, con il passare del tempo, hanno deciso di utilizzare il lavoro degli umani per servirli. Attraverso l'ibridismo, hanno messo dei rappresentanti in tutte le gerarchie di comando tra gli incarnati. Va ricordato che questi alieni non si sono mai incarnati in forma umana, rimanendo sempre in cima alla piramide dominante, anche se al di fuori della crosta terrestre. Alcuni libri e film di fantascienza mostrano, in un certo modo, una realtà, anche se sono considerati finzione. Le credenze limitanti della coscienza 3D non permetterebbero mai ad un essere umano di capire che là esiste la realtà, cioè almeno una parte della verità nascosta. Ci hanno fatto credere che l'unica verità fosse quella che ci hanno mostrato nel corso dei millenni. Hanno fatto credere all'umanità nei poteri esterni, nei poteri degli dèi, nei poteri degli altri. Ma non ci hanno mai detto che il potere è dentro ognuno di noi. È stato necessario che arrivasse un nuovo tempo. I movimenti a spirale della galassia portano i corpi celesti che circondano la periferia della galassia verso l'interno. E più si va verso l'interno, più ci si avvicina al nostro sole centrale, e questo riposizionamento favorisce l'aumento dell'incidenza della luce. La luce risveglia, risveglia chi dorme. Se è così nella vita reale dell'incarnato, è così anche nella vita dell'anima immortale di ogni essere umano. E come disse Cristo Gesù 2000 anni fa, verrà la fine di un tempo e apparirà una nuova terra, un mondo migliore, dove non ci sarà dolore né sofferenza. I miti e i puri di cuore erediteranno la nuova terra. Sono passati 2000 anni e quel tempo è arrivato. La luce cristallina si è intensificata e questo è visibile. Basta che il buon osservatore sia attento ai segni che si notano ogni giorno di più, come il colore del tramonto e dell'alba, i cambiamenti nel comportamento degli animali. Alcuni eventi naturali che prima non erano così comuni. Infine, il cambiamento nel comportamento umano, che è innegabile. Come si dice scherzosamente, basta avere due neuroni per riconoscerlo. Ma oggi vi porto un incoraggiamento. Voi che già sentite l'allargamento della coscienza. Voi che sapete e riconoscete che non siete più gli stessi di qualche anno fa. Non avete notato solo i cambiamenti esterni, ma anche quelli interni, perché non vi sentite più gli stessi di prima.
State assorbendo più di questa luce fotonica che emana dal sole centrale. E questo dissiperà i veli che limitavano le vostre percezioni e la vostra comprensione di ciò che non vi è mai stato insegnato. Ora la vostra coscienza comincia ad espandersi e niente e nessuno sarà in grado di trattenerla limitata ai livelli di prima. Questo è ciò che spaventa i governanti dell'umanità. Tutti gli artifici usati finora si stanno dimostrando inefficaci. La perdita di controllo porta alla disperazione e li rende pericolosi. Essendo ibridi, sono a sangue freddo, privi di emozioni. Questa caratteristica può fargli prendere decisioni che hanno un impatto negativo sull'umanità. Il buon osservatore, cioè colui che ha la coscienza più espansa, lo percepisce già senza difficoltà. La separazione del grano dalla pula è infatti la separazione per livelli di coscienza. E questa separazione ha già avuto luogo e si è già conclusa. Niente e nessuno può fermare ciò che sta arrivando, perché sono le leggi naturali, non le leggi umane. La nuova coscienza sta restituendo il potere innato di ogni anima. Questo fatto determina l'ascensione o meno di ciascuno. Coloro che sono determinati a seguire i cambiamenti in corso seguono la linea temporale della nuova terra. Gli altri seguono la linea temporale della terza dimensione e dovranno reincarnarsi d'ora in poi su pianeti ancora di prove ed espiazioni. Per questi ultimi, infatti, non cambia nulla se non il cambio di sede planetaria, probabilmente in un pianeta ancora molto arretrato, dove ogni anima avrà il tempo necessario per imparare ciò che si è rifiutata di imparare qui sulla Terra. Una coscienza già risvegliata, a poco, capirà il grande potere innato che porta. Poiché tutte le anime sono frammenti dell'atomo seme divino creato nella sorgente, come tutto il resto degli infiniti universi, ha il potere di co-creazione. Ed ora quel potere comincia a manifestarsi a poco. Ogni essere umano risvegliato a questa coscienza superiore avrà un potere mai immaginato prima. Ognuno potrà creare secondo ciò che comprende e questo potere è illimitato. I miracoli conosciuti attribuiti al Cristo Gesù sono solo un campione del potere che ogni coscienza superiore sarà in grado di produrre. Lui stesso disse in quei giorni: si può fare tutto questo e molto di più. Oltre al potere individuale, le coscienze superiori possono moltiplicare immensamente il potere collettivo. Basta che un piccolo gruppo si unisca intorno allo stesso obiettivo e questo si manifesterà. Lo vedremo presto, perché siamo ancora all'alba di questo risveglio, ma si possono già vedere i primi risultati. Quando cambiate qualcosa in voi stessi, cambierete quello stesso qualcosa nell'universo. Questo è un dato di fatto, perché siamo fatti della stessa energia che ha creato i mondi. Che meraviglia! Ora cominciamo a conoscere veramente noi stessi. Chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Quante cose ci sono state omesse. Ma era tutto parte dell'apprendimento in questa scuola di anime. La vostra vibrazione creerà il mondo in cui abiterete. Può creare un mondo migliore o un mondo molto difficile in cui sopravvivere. A voi la scelta, ed è tutto ciò che serve. Un mondo di pace o un mondo di guerra. Ricordate che tutto ciò che vedete là fuori è una vostra creazione interna. Quando vedete lo scenario esterno, ricordate che è tutto ciò che viene creato dentro di voi e sarà la vostra realtà d'ora in poi. Illumina di più la tua coscienza. Consenti a te stesso di vedere oltre gli occhi fisici. Scoprirete meraviglie che prima non conoscevate della vostra esistenza.
riconoscerete dei poteri che prima non immaginavate nemmeno di possedere. E infine, saprete che tutto il potere è davvero dentro di voi. Illuminate voi stessi. Illuminando voi stessi, illuminerete l'intero pianeta. Non dubitate, perché il dubbio è ancora il principale ostacolo che impedisce la vostra ascensione. Sono Vital Frosi e la mia missione è l'illuminazione. Namaste. Voce Marina.